siamo amici, siamo stati amici per tantissimi anni. Poi dopo un po', non so per quale motivo, da parte sua si è staccata questa amicizia, perché non... Io non so se la colpa è sua o se qualcuno avrà detto qualcosa che io ho detto male di lui. No, non mi sembra il caso, perché io non parlo mai male di Lino, anzi con Lino siamo stati tantissimo insieme, mangiavamo insieme, andavamo dopo il set, andavamo a fare le feste insieme, ci divertivamo. Però lui non si è più fatto sentire, non mi ha mai più telefonato. Io sono stato ultimamente in Rai, mi sono svegliato alle 5 del mattino per andare in Rai e fargli gli auguri per l'ottantesimo anno che lui aveva fatto gli anni. E non ho saputo niente, non mi hanno fatto manco una telefonata, te la va. Grazie, non volevo il grazie, per carità, ti ho fatto gli auguri, sono felicissimo di questo, però perlomeno una telefonata, come stai? Va? Ho visto che sei andato in Rai, ti ringrazio. Poi è venuta la Feneche in Italia, che è stata a Canale 5 a fare un'intervista, lui subito l'ha chiamata e l'ha portata nel suo ristorante che c'è a Roma. Io dico, ma mi chiami la Feneche, non mi chiami neanche a me. Chiama pure Alvaro, telefonami, stiamo insieme. Abbiamo iniziato tutte e tre insieme. Abbiamo fatto 15-20 film insieme. E questa cosa mi ha dato un po' fastidio. E allora mi sono detto, ok, gli auguri non glieli faccio più. Non mi interessa più niente. Se mi vuole mi chiama, se no... È giusto. All'indifferenza si fa con l'indifferenza. È giusto.